Il quarto raduno delle moto falciatrici d'epoca, la smelatura, le attività culturali e didattiche per grandi e piccini, buona cucina, intrattenimento vario e naturalmente la 14ª mostra mercato dell'apicoltura e dei prodotti agricoli. La giornata clou di Limana, paese del miele, in scena domenica, è stata come sempre una grande occasione di festa per l'intera comunità. Tanti partecipanti in una giornata baciata dal sole. A promuovere l'iniziativa il comune di Limana, Api Dolomiti, la Proloco di Limana e Umpli Belluno. La festa del miele è un appuntamento consolidato a cui Limana tiene molto. Siamo giunti alla 14ª edizione, che è un'edizione all'insegna, diciamo così, della crescita. Sono cresciuti gli espositori grazie al lavoro della Proloco. Si allarga la manifestazione, che si arricchisce di un secondo weekend che si svolgerà il prossimo venerdì e sabato con un convegno ed una degustazione. Ripreso anche il concorso Miglior Miele prodotto e confezionato in provincia di Belluno. Ad avere la meglio quest'anno il Mille Fiori di Mirko Tancon di Canale d'Agordo. Oltre un centinaio gli espositori presenti per un evento dedicato dunque alla valorizzazione delle peculiarità del territorio. Tanti espositori, tanti stimoli per l'organizzazione per proseguire su questo cammino che comunque dà tanta soddisfazione ma anche tanta voglia di fare all'interno di un territorio come Limana. Momento di aggregazione, la festa rappresenta anche l'occasione preziosa per fare il punto sulla produzione di miele in provincia. Pur la partenza molto difficile, nella parte primaverile non c'è stata assolutamente produzione, c'è stato un buon recupero nella seconda parte di stagione, soprattutto nelle parti alte della provincia.